Sabato mattina al Teatro Alighieri si è celebrata l'edizione 2014 del premio Successo indetto dall'Associazione Centri Sportivi Italiani di Ravenna. Un doppio premio, quello voluto quest'anno dal comitato organizzatore, per omaggiare da una parte lo sport, con la premiazione di Nerio Alessandri, presidente e fondatore della Tecnogym, dall'altra la cultura, con la scelta della giovane scrittrice Martina Evangelisti, vincitrice del Campiello Giovani nel 2012. Bisogna essere più bravi, più veloci della concorrenza, bisogna fare i prodotti più belli, bisogna fare i prodotti più competitivi, ma soprattutto bisogna avere una squadra, delle persone. Quindi tutto questo ruota attorno a una parola importantissima che è la cultura aziendale, la cultura del paese. E quindi questo è il vero problema dell'Italia, cioè un problema etico, un problema di cultura tesa allo sviluppo e alla crescita. Questo è un premio che per la prima volta penso viene assegnato a una persona che diciamo è più un talento emergente che un personaggio già affermato. Quindi è chiaro che quando mi hanno detto che avevano scelto di riconferirlo a me è stata un'emozione molto forte. Progetti in cantiere, se ce ne puoi parlare un attimo. Beh, adesso sto cercando di scrivere un romanzo invece che soliti racconti e ormai è un progetto abbastanza lungo perché ci sto lavorando da tempo, ma essendo appunto la prima volta che scrivo mi cimento in una cosa più lunga, ovviamente richiede anche un'attenzione maggiore e costante. Quindi sì, questo è il progetto che adesso ho ultimamente. Oggi viene premiato lei, ma in realtà viene premiata tutta l'azienda. Che effetto le fa da Romagnolo essere premiato qui per un premio Ravennate? Ma ogni premio è sempre un nuovo punto di partenza, quindi è una riflessione, è un'assunzione di responsabilità, è ovviamente aver creato maggiori aspettative, quindi significa dare delle risposte con lo sviluppo, la crescita, il lavoro e soprattutto il presidio sul territorio, perché un'azienda ha un grossissimo impatto sul territorio e quindi questo è, socialmente parlando, è una responsabilità molto molto importante. Credo che sia l'accostamento della cultura e dell'imprenditoria sia un binomio importante per tutti noi, per tutta la cittadinanza. E crediamo che questo accostamento sia foriero di cose buone anche a livello politico e imprenditoriale. Nella mattinata, sanno tutti quanti che questo premio gode di una tradizione antichissima, circa 45 anni fa. Abbiamo avuto fra i nostri premiati più recenti la signora Mantovani, Marino Bartoletti, il professor Versimonaco, Luca Goldoni e tanti altri. E quindi ci onorano, cioè, che ci hanno onorato di della loro presenza. Questo è un premio, guardi, che è stato definito da qualcuno come una carezza. Una carezza che noi vogliamo offrire questa mattina ai due nostri personaggi per ringraziare per la loro presenza e per quello che hanno dato all'Emilia Romagna. Il premio Successo innanzitutto è legato a una situazione in cui stiamo vivendo oggi nel nostro paese, una situazione di declino. E riportare alla ribalta la voglia di impegnarsi, la voglia di esserci, la voglia di produrre, la voglia di essere italiani consapevoli del retaggio culturale che ci hanno dato i nostri antenati, credo che sia un segnale importante da dare ai giovani, perché ritornare ad essere veri, ad essere concreti, significa impegnarsi nella vita. E sia il successo, sia lo sport, sia la cultura, credo e noi crediamo che sia il vero senso di impegno in questa società civile. Federico Lega per Ravenna Web TV.